tutti siamo contenti di poter accogliere qui nella nostra chiesa di Santa Maria Assunta in Vergova, nell'ambito delle nostre feste patronali in onore di San Marco, queste due bande che ormai da tempo suonano insieme, sono il corpo musicale di Vergova e il corpo musicale Pio XI di Villa d'Arvernia, che stasera, così contandoli, mi sembrano 64-65 più o meno, quindi una banda potentissima, e siamo contenti di accoglierli qui perché la musica serve di sicuro ad elevare la nostra mente, il nostro cuore, a unirci come comunità, quindi li ringraziamo. Sul banco trovate anche un foglietto dove c'è il programma, magari anche un po' il senso di quello che suonano, specialmente Pierino e il gruppo di Prokofiev, c'è scritto anche una breve introduzione. Quindi vi ringraziamo della vostra presenza e, dato che siamo in una chiesa e abbiamo la statua di San Marco, diciamo anche un gloria al santo perché protegga tutti noi, specialmente in questo tempo bello ma un po' complicato nelle nostre famiglie, dove ci sono tanti problemi di amore, di lavoro, di sofferenza, di difficoltà, e perché il santo ci aiuti davvero a camminare questo, dicevo, tempo bello ma un po' complicato nella fede. San Marco prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Buonasera a tutti. Chiedo scusa se ho usato così tanto tempo per presentare gli strumentisti subito. E Don Giovanni prima ha detto due bande insieme, quasi 64 persone, 65 persone, quindi una banda molto potente. Diciamo che il brano che abbiamo appena eseguito, che avete riconosciuto tutti, che è Quanto date fuga in re minore di Bach, scritto per organo, e noi abbiamo tentato di farlo in 65. 64, non c'è più. Abbiamo tentato di farlo in 65 e riuscire a fare ciò che fa un organista, di riuscire a imitare quelli che sono i ripieni dell'organo, non è una cosa così semplice. Abbiamo preso l'occasione per farlo in questo concerto proprio perché eravamo tutti e due insieme e allora forse saremmo riusciti. Noi il concerto l'abbiamo già fatto anche ieri sera perché abbiamo festeggiato i patroni di Villa d'Alvè giù al Teatro Serassi. Villa d'Alvè non ha San Giorgio come patrono. Villa d'Alvè ha come patroni che sono San Faustino e Giovinco, che si festeggia il 14 di febbraio, no, il 15 di febbraio. Io e Santi non andiamo d'accordo. Ecco, dopo San Valentino, dopo aver mangiato i baci perugina, ci siamo. Ma siccome quest'anno cadeva in Quaresima, abbiamo deciso di posticiparlo dopo la Pasqua, allora abbiamo deciso di farlo vicino al concerto del nostro patrono. Credo che l'esperimento della toccata e fuga sia riuscito abbastanza bene. Stessa cosa ieri sera l'abbiamo fatta con Carlo Paganessi come narratore. Questa sera Carlo Paganessi come narratore non c'è perché aveva impegni di famiglia e quindi siamo corsi ai ripari con un altro narratore e vediamo anche noi questa sera per la prima volta, quindi non sappiamo cosa succederà. Quindi vediamo se il narratore può uscire. Ci piaceva il giullare cantastorie, ma come vedi non siamo in piazza. Quindi la storia che tu vai a raccontare oggi
deve avere un senso un po' diverso da quella che secondo me hai detto. Vuol dire? La storia che tu racconti oggi non è una storiella così. No, ma io non ho mai avuto questa impressione. I cantatori non raccontano solo storielle, ma verità. Verità dietro il ludendo docet, così potremmo dire, no? Giocando e educando. Bene, allora forse siamo sulla buona strada. Siamo in sintonia. Perché la nostra storia, io e te lo sappiamo, racconta di un bambinetto che, sì, che fa qualcosa un po' così. Pierino. Fa le cose di un bambino, insomma. Bambino. Però questo bambino ci insegna qualcosa e noi vogliamo mettere l'accento su questa cosa. Perché nella nostra storia c'è, potremmo fare la battuta di Carlo di ieri sera, un animale cattivo che comincia con la O. Chi è? Lupo. Oh, lupo! Ecco, era un lupo ieri sera. In questa storia c'è il cattivo, come in tutte le storie, che è... Sì. E poi c'è un nonno. Un nonno, un po' rompiscatole. Ma se non ci fossero i nonni. No, no, un po'. E tempo che non passa a scuola, Pierino non passa dal nonno. Poi cosa abbiamo? Abbiamo senso dell'amicizia, vero? Perché ha ben tre amici, Pierino. L'uccellino, l'anatra e, se vogliamo, anche il gatto. Ecco, era qui che io volevo arrivare. Quindi Pierino, l'uccellino, l'anatra e il gatto. Per i nostri bambini possono essere i personaggi della storia. Ma per noi questa sera questi qua vanno a rappresentare la diversità. Beh, che si unisce per qualcosa. Sì, di squadra. Il senso dell'amicizia che diventa per lottare contro il lupo. Quindi secondo me il senso di questa fiaba è molto cruciale. E non farlo sfuggire. E c'è un'altra cosa, perché a un certo punto arrivano anche i cacciatori. Ah, beh, i cacciatori erano giorni che giravano a cercare di prendere il lupo, ma non l'ha preso. L'ha preso la furbizia di Pierino. E anche questo ce la dice lunga, nel senso che non sempre con le armi si può risolvere le cose, ma con l'intelligenza, col gioco di squadra. Infatti, perché i cacciatori quando arrivano vogliono sparare al lupo. Ma Pierino gli dice: no, non c'è più bisogno di sparare, ormai è ridotto in cattività, l'abbiamo preso, l'abbiamo ridotto così come ormai un agnellino. E poi, ma non andiamo avanti perché sennò spegniamo la fine della storia. E poi in tutte le storie il cattivo solitamente viene, in questa storia sentiremo la fine. Quindi mi sembra che dalla prima impressione che mi avevi dato da giù là le cose sono cambiate un po', quindi proviamoci. Proviamo anche perché dobbiamo mettere d'accordo questi 64, e a me sinceramente così vestiti di nero mi fanno un po' paura. Poi c'hanno degli strumenti potentissimi in mano. Quindi adesso noi semplicemente non racconteremo una storia, una favola, ma sarà una favola. Quindi abbiamo problemi con i microfoni, portate pazienza, sono giullare. Sono gli strumenti i personaggi. Quindi, dovendo fare l'elenco di questi personaggi, comincerei con l'uccellino. L'uccellino, secondo voi, può farlo che strumento? Una tuba? Un corno?
secondo me l'uccellino può farlo il flauto. Che meraviglia. Ora provate a pensare all'anatra. Quale strumento potrebbe essere? Vediamo un po'. Forse un po' troppo. Però forse l'oboe. Forse il clarinetto. Perfetto. Adesso è il momento del nonno. Il nonno. Vigilate il nonno. È il momento del lupo. Così forte, così grosso. Un corno. Un corno non basta. È grosso. Due. Cosa pensate che vogliamo fare? Forse le percussioni? Mi sa di sì. Chi rimane? Pierino, il protagonista della nostra storia. E secondo voi, chi se non tutti legni insieme della banda? Che dolce. Pierino è un personaggio dolce, ma furbo, e lo capiremo poi. Beh, a sto punto abbiamo accordato gli strumenti, abbiamo individuato i personaggi. Non ci resta che iniziare la nostra storia. Una mattina di buon'ora, Pierino aprì il cancello e uscì nel verde prato che circondava la sua casa. Thank you.
5 tolle gravemente. Tranquillo, Pierino. È tutto sotto controllo. È tutto tranquillo. Thank you.
Dal bel mezzo dello stadio l'anatra fece thank you.
Marino il gatto s'arrampicò sull'albero. L'anatra starnazzò tetto di terrorizzata e stupidamente balzò sulla riva. No! Ma un'anatra non può correre più veloce di un lupo. Il lupo si avvicinava sempre di più, sempre di più, sempre di più, finché raggiunse. Intorno al muso del lupo, senza però farti acchiappare.
aprendo la bocca, spiccava salti fulmini, cercando di azzannarlo. Aiutateci piuttosto a portarlo, ma il cattivo ondologico.
Pierino in testa. Thank you.
Pino, Laura Nava. Il gatto, Chiara Schiavini. Il nonno, Monica Guerini. Il lupo, Amilcare Viscardi. Diego Zanelli. Michele Morettini. Simona Guerini. Rubens Turani, detto Popi. I cacciatori. Andrea Noris. Isvini Ottavio. Ezio Tiazzoni. E Alessandro Valentini. Pierino, tutti i leni della tua banda unificata. E poi, perché i personaggi possano far vivere la storia, c'è bisogno dell'ambientazione. L'ambientazione l'hanno da tutti gli altri strumenti della banda, i flauti. Mi sa che nella fretta l'anatra è rimasta nella pancia del lupo. La purga gliel'abbiamo data, l'abbiamo tirata fuori, quindi l'anatra Luigi Rabelli. Eccola! Noi in teatro usiamo dire per scaramanzia merda, merda, merda. Lui gli è tocca. Povera i sassofoni. Le tube che questa sera hanno fatto la parte anche del contrabbasso, quindi doppio applauso. I tromboni che insieme a Gigi Colfricorno soprano sono stati l'aiuto lupo per questa sera. Le trombe. Questa storia non sarebbe stata una storia se non ci fosse stato il nostro narratore, Giovanni Capitani. Sono onorato di essere stato scelto e di non aver fatto rimpiangere il mio predecessore. Almeno lo spero. Noi dobbiamo aggiungere a quello che hai detto tu, che noi siamo stati onorati lo scorso anno
essere stati scelti per portare la Divina Commedia al Santuario della Santissima Trinità a Casnino. Lui l'anno scorso era lì tra il pubblico e, finito il concerto, si è fatto in 44 gatti in fila per sé con resta di due per riuscire a portare la banda di Verto e la banda di Villa al Santuario della Santissima Trinità con la Divina Commedia, e ce l'abbiamo fatta. Grazie. Sono una giornata piovosissima, ma quel concerto ha tolto tutte le dubbi. Bene, noi siamo già arrivati alla fine di questo concerto. Prima di salutarci con l'ultimo brano, che non sarà soltanto nostro, ma sarà, cioè non sarà soltanto nostro, ma sarà nostro. Grazie a voi e grazie a voi che siete presenti.
Sì, è vero che i battisti di Vertova erano qui alla messa e alla processione e poi sono venuti per il concerto, ma è altrettanto vero che i battisti di Villa d'Albè oggi pomeriggio erano a suonare per le cresime a Villa d'Albè. Finito di suonare sono venuti a Vertova, quindi se noi siamo riusciti a far merenda alle 6, loro probabilmente hanno fatto merenda alle 3:30. Quindi un grande applauso ai nostri amici. Certo, volevo dire due cose. Prima di tutto sono in debito con voi, con chi c'era al concerto del Triduo, che sarà venuto questa sera apposta perché voleva sapere quale sarà il concerto di San Lorenzo, perché quella sera non ve l'ho detto. E seconda cosa, la faccio per prima visto che sono qua, vi ricordo che domani, oltre alle celebrazioni, alla fiera e tutto quanto, i festeggiamenti dal punto di vista culturale di San Marco si chiudono con il concerto della Corale al convento domani sera 20:30, Rita, dico giusto o dico sbagliato? 20:30, come parliamo il linguaggio dei gesti e nessuno questo. Quindi il concerto di San Lorenzo di quest'anno sarà nuovamente, come 2 anni fa, una collaborazione con la compagnia teatrale Magico Paure e porteremo in prima, non assoluta perché la prima verrà fatta in provincia di Brescia a metà giugno, ma in seconda assoluta e in prima per la provincia di Bergamo il musical di Grease, quindi non manca, dovete esserci per forza. Chiudiamo il nostro concerto con l'inno che Don Giovanni ci ha espressamente richiesto, quindi è stato arrangiato per banda appositamente per questa sera. Avete il testo sul retro del foglietto, guai a voi se non cantate, perché con tutta la fatica che abbiamo fatto per arrangiarlo ci mancherebbe anche quello. Abbiamo deciso che, come durante la messa, ci sarà una guida che guiderà il canto, così magari i più vergognosi si nascondono dietro alla guida. Con questo brano noi vogliamo salutarvi, ringraziarvi, ma soprattutto esprimere il pensiero per il corpo musicale per alcune persone, per alcune famiglie. Questa sera vogliamo ricordare ed essere ancora vicini a Diego per la perdita del papà, a Tiziano per la perdita della mamma e un pensiero speciale a Ezio per quello che sta passando in questi giorni. Thank you.
so se possiamo chiedere un bis perché diventiamo varie difficoltà, se ci fanno sentire ancora la toccata e fumare. Davvero, eh? Grazie Giovanni, dai, se potete farcela sentire ancora questa famosissima sonata di Johann Sebastian Bach, eseguita per banda, è la prima volta che io la sento. No, che viene fatta tutto questo, ma per farci andare. E così chiudiamo bene, dai, dopo il canto di quando incendio.